bellissimo segnale. I vescovi, i sacerdoti, i preti stanno in prima linea, sanno le sofferenze, un po' come i sindaci di strada, sanno quali sono i sogni e le aspirazioni. Il lavoro è al primo punto, quindi oggi si fa qui a Napoli una riflessione sul Mezzogiorno, che a mio avviso in questo momento non è zavorra del paese, ma anzi può mettere le ali per un'Italia diversa, che punti anche di più sulla centralità della persona e non sul materialismo fine a se stesso e il consumismo. Concretamente, come proposta, cosa si può fare per il lavoro? Beh, io porterei nel mio saluto l'esempio di Napoli, città profondamente depressa anni fa, senza turisti, senza cultura, mortificata, travolta dalla questione morale, e oggi che vede nei giovani i principali protagonisti del riscatto morale, civile e direi anche culturale, economico e di anche un modello di vita completamente diverso. Quindi non è solo oggi aspirazione a un futuro diverso, ma è un esempio di una città che tra mille sofferenze e problemi, compreso il lavoro, ha saputo dimostrare che la strada dell'alternativa è già tracciata. Domani viene il ministro De Vincenti di nuovo a Napoli. Il governo cosa può fare per il suo? Il governo su Napoli ha mostrato due segnali importanti, col patto per Napoli e per Bagnoli. Se il metodo è questo, quello della collaborazione istituzionale, della concretezza e della rapidità degli interventi, è un segnale importante. Per il resto, in questi anni complessivamente i governi per il Mezzogiorno hanno fatto quasi nulla, perché hanno pensato al Mezzogiorno come luogo in cui magari costruire rapporti clientelari, in cui far cadere finanziamenti pubblici a pioggia che poi venivano depredati da mala politica e spesso anche dalle mafie. Invece il governo deve accompagnare, a mio avviso, e star vicino alle esperienze importanti che dal Mezzogiorno stanno dimostrando che c'è una forza di organizzazione dal basso che viene dalle nostre terre, stare vicino agli amministratori capaci che non solo a Napoli ma anche in tante parti del Mezzogiorno lottano contro le mafie e dimostrano che il Mezzogiorno è una ricchezza. Ecco, il governo in questo deve effettivamente cambiare rotta. Dei segnali a Napoli si sono visti, perché ripeto, patto per Napoli e Bagnoli sono due segnali importanti, ancora insufficienti però sicuramente significativi. Quello che invece fa male è continuare a vedere le discriminazioni nella distribuzione delle risorse tra le grandi aree del Mezzogiorno e le aree del Centro-Nord. Sindaco, invece che segnale che debba essere la Chiesa a puntare i riflettori su un tema come la disoccupazione giovanile e non la politica nazionale, in un periodo in cui ci sono anche ragazzi, no? Ragazzi di 25-30 anni che si suicidano, c'è stato l'ultimo caso. Ma la Chiesa non è qualcosa di staccato, almeno così la vedo, dalla vita, dalla comunità. Questi bisogni, nella lotta per questi diritti, il ruolo della Chiesa è fondamentale. Noi lo vediamo anche nella nostra città, quanto straordinariamente importante l'impegno dei parroci in prima linea contro la camorra, contro il degrado e contro l'immoralità. Quindi credo che sia importante che i vescovi del Mezzogiorno, la Conferenza Episcopale Italiana, segnalano che il lavoro e i giovani sono delle priorità, però non nella retorica. Quello che io vedo che sta accadendo nel Mezzogiorno, che oggi si è passato dalle parole ai fatti, e credo che questa tre giorni può essere un momento di analisi, ma anche per sottolineare che non c'è più quel Mezzogiorno col cappello in mano, non c'è più il Mezzogiorno, come dire, che sta là ad elemosinare l'attenzione del governo. Noi abbiamo dimostrato in questi anni che nonostante i governi nazionali c'è un sud che resiste e c'è un sud che vuole essere una ricchezza anche per il paese. A cominciare da un altro tema che so che la Chiesa è molto caro, è quello della solidarietà, della fratellanza e degli immigrati, che non sono solo un peso economico come spesso si legge nelle cronache quotidiane e giornaliere, sono anche una ricchezza perché fanno molti lavori che ad esempio alcuni italiani non fanno più e che spesso vengono sfruttati. Quindi credo che in questi giorni non si parla solo di lavoro, ma si parla di etica, si parla di moralità, si parla appunto di riscatto delle nostre terre. Io che ho vissuto sempre al sud so il lavoro importante che non solo a Napoli e in Campania fanno i sacerdoti, fanno i parroci, soprattutto quelli che stanno per strada, quelli di prima linea, quelli che stanno tra la gente, ripeto, come il sindaco. In realtà in qualche modo il sindaco e il parroco, facendo le debite differenze chiaramente, se stanno per strada e ascoltano la gente sanno perfettamente quali sono i bisogni delle persone.